Buongiorno a tutti. Iniziamo con l'oggetto numero 10, interrogazione dei consiglieri Mancini, Pastorelli, Fioroni, Rondini e Nicchi sulle modalità di gestione delle zone di ripopolamento e cattura previste dall'ATC Perugia 1. Risponde l'assessore Morroni, illustra il consigliere Mancini. Prego, consigliere Mancini. Richiamo la legge regionale del 17 maggio 1994, numero 14, visto in particolare l'articolo 16 della predetta legge regionale, rubricato zone di ripopolamento e cattura, che al primo comma stabilisce che per le zone di ripopolamento e cattura si intende l'ambito territoriale destinato alla riproduzione, all'irradiamento e alla cattura della selvaggina autoctona o naturalizzata per il ripopolamento venatorio, nonché a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria. Si tratta di istituti pubblici di alto valore faunistico ambientale che fanno parte integrante degli obiettivi di tutela della biodiversità, tanto richiamata nella legge 11 febbraio 92 numero 157. Ricordato che il successivo comma 3 del medesimo articolo 16 specifica che le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalla provincia, ora dalle regioni, per effetto della legge regionale 2 aprile 2015 numero 10, secondo i criteri previsti dal piano faunistico venatorio regionale, che qualora si verifichino condizioni che ne ostacolano il conseguimento degli scopi, l'istituzione può essere revocata. Visto infine il comma 4 dell'articolo 16, che dispone che per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura le province, ora regione, possono avvalersi delle associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni, nonché dei comitati degli ATC di cui è l'articolo 11 della medesima legge regionale, individuando in sequenza non casuale gli unici soggetti legittimati a tale gestione. Vista la determinazione del dirigente 11.603 dell'8 novembre 2017, con la quale la Regione ha disposto di affidare agli ATC la gestione delle zone di ripopolamento e cattura presenti nel territorio di loro competenza per il periodo 1 gennaio 2018 31 dicembre 2021, considerato che con la medesima determinazione dirigenziale la Regione ha disposto altresì che la gestione in questione possa essere svolta in forma diretta da parte degli ATC o tramite affidamento in convenzione da parte degli stessi ATC a soggetti previsti dall'articolo 16 della legge regionale numero 14 del 94, ovvero sia associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, considerate che il piano faunistico regionale 2019-2023 per le modalità di gestione delle zone di ripopolamento e cattura rimanda alle previsioni di legge e che il regolamento regionale 1 ottobre 2008 numero 6 all'articolo 6 assegna a ATC solamente il potere di proporre alla regione le modalità e le forme di gestione delle zone di ripopolamento e cattura senza lasciare ai medesimi alcun autonomo potere di deroga alla normativa vigente. Considerato tuttavia che l'ATC Perugia 1, nella seduta dell'8 agosto 2019, ATC Perugia 1, nella seduta dell'8 agosto 2019, ha adottato un atto di indirizzo generale per i protocolli di gestione di tipo concessorio nelle zone di ripopolamento e cattura dell'ambito territoriale di caccia Perugia 1, nel quale ha previsto di affidare la gestione delle zone di ripopolamento e cattura a particolari comitati per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura, i quali devono necessariamente essere costituiti ed agire nelle forme di un'organizzazione di natura privata, senza scopo di lucro, riconosciuta secondo i modelli di cui al libro primo, titolo primo, capo terzo del Codice Civile, vale a dire il tipo previsto degli articoli 36 e seguenti Codice Civile, a cui la gestione delle zone di ripopolamento e cattura debba essere affidata secondo i principi della concessione amministrativa di diritto pubblico di durata biennale, nonché in applicazione all'articolo 12 della legge 241-90 per quanto concerne l'elargizione di contributi. Preso atto che i predetti comitati sembrerebbero essere stati già istituiti in quasi tutte le zone di ripopolamento e cattura ricadenti nel territorio dell'ATC 1 Perugia 1, tutto ciò premesso, si interroga la Giunta regionale per sapere se la gestione delle zone di ripopolamento e cattura prevista dall'ATC Perugia 1 mediante la costituzione di appositi comitati in forma di associazioni private non riconosciute sia conforme alla normativa nazionale e regionale vigente, nonché alle direttive stabilite dalla Regione stessa. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Mancini. Assessore Morroni, a lei la parola. Grazie, Vicepresidente. Colleghi consiglieri, come riportato nella interrogazione in oggetto,
Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 14 del 1994 dispone che per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura la Regione può avvalersi delle associazioni venatorie riconosciute, di quelle agricole e di protezione ambientale, nonché dei comitati di gestione degli ATC. La Regione, con determina dirigenziale numero 11603 dell'8 novembre 2017, ha disposto di affidare la gestione delle zone di ripopolamento e cattura agli ATC, che possono svolgerla direttamente o tramite affidamento in convenzione ai soggetti previsti dal sopracitato articolo 16. Successivamente l'ATC Perugia 1, con propria deliberazione, ha previsto di affidare la gestione delle ZRC a dei comitati di gestione delle zone di ripopolamento e cattura in forma di un'organizzazione di natura privata, senza scopo di lucro, non riconosciuta. Preso atto di tutto ciò, occorre far presente che la normativa di riferimento nulla dispone circa la natura giuridica del soggetto gestore e che in detti comitati sono rappresentati tutti i soggetti previsti dall'articolo 16,4 della legge regionale 14 del 94 ed in particolare tutte le associazioni venatorie e agricole del luogo dove ricade la zona di ripopolamento e cattura. Grazie. Grazie, Assessore. Consigliere Mancini. Assessore, questo io nella premessa l'ho scritto, ma parlo anche di ordine cronologico nei processi di affidamento, cioè la stessa legge richiama associazioni venatorie, quindi le associazioni venatorie, se il legislatore aveva il carattere di individuare in modo, diciamo, trattasi di bene pubblico la selvaggina, quindi di gestione pubblica, ha individuato i soggetti che in ordine cronologico avevano un senso e una parentesi di importanza, che l'ordine cronologico in qualche maniera ne assevera l'importanza stessa. Quindi le associazioni venatorie riconosciute sono ovviamente titolate ampiamente a poter gestire queste zone di ripopolamento e cattura. Poi abbiamo le associazioni agricole e poi quelle di protezione ambientale, poi per ultimo i comitati privati. Cioè, io dal punto di vista, diciamo, procedurale, è la Regione che dovrebbe definire le linee guida più stringenti e quantomeno sappiamo benissimo che in alcuni territori la gestione delle zone di ripopolamento e cattura non avviene se non con anche l'impiego di strumenti interessanti, perché si parla di allevamento, rilancio, eccetera. Tra l'altro che, se vogliamo proprio dirla, abbiamo alla fine anche un resoconto del valore della selvaggina che poi può essere immessa durante la stagione venatoria per, diciamo, per ripopolare le zone ad esse evocate. Quindi, per come la posso interpretare io, su questo, diciamo, atteggiamento, questa linea di indirizzo, le associazioni venatorie avevano la priorità e secondo me anche oggi la debbono avere. Le associazioni agricole, se in successione o insieme all'associazione venatoria, avrebbero la priorità, e nello stesso tempo anche le associazioni di protezione ambientale insieme ai soggetti poc'anzi nominati, quindi associazioni venatorie e agricole, possono lavorare insieme, per ultimo i comitati. Ora, per quello che ne posso capire io, dato che è normativa molto complessa, secondo me vale la pena rivisitare le disposizioni in modo anche più chiaro, dando, secondo me, ma non è ovviamente nella nostra facoltà né nella mia, la priorità ai soggetti proprio nominati, che sono le associazioni venatorie, le associazioni agricole e le associazioni di protezione ambientale. Queste sono le priorità e non i comitati, ancorché di diritto privato, senza scopo di lucro, così come abbiamo entrambi menzionato, perché penso che l'associazione, il mondo associazionismo, ha dimostrato in passato, soprattutto in alcune zone del movimento cattura, una capacità molto efficace che oggi, con queste disposizioni, sembra non interessare all'ATC e che invece, secondo me, va presa in considerazione. Grazie Presidente, grazie Assessore. Passiamo all'oggetto numero 11,
Risponde ancora l'assessore Marroni, riguardo un'interrogazione sui danni all'agricoltura causati dalla specie cinghiale e conseguente richiesta di pagamento ai cacciatori. L'interrogante è il consigliere Bettarelli, a cui do la parola per illustrazione dell'interrogazione. Grazie. Grazie Vicepresidente. L'interrogazione fa seguito ad un articolo sul giornale del 16 di ottobre, a seguito del quale, fra l'altro, si sono immediatamente attivate le commissioni permanenti regionali. Abbiamo fatto un paio di incontri in seconda e poi successivamente in commissione congiunta seconda e terza, alla seconda delle quali era presente anche l'assessore Morroni, che quindi ha avuto modo di, insomma, in parte già illustrare. La questione sinteticamente è, diciamo, semplice, tra virgolette, nel senso che a seguito di questa lettera in cui 1.300 cacciatori di 28 squadre si sono naturalmente lamentati di dover pagare una quota aggiuntiva rispetto ai danni provocati dal cinghiale in modo particolare. Fermo restando ovviamente che è indubbio, fuori di discussione, che i danni agli agricoltori vadano giustamente pagati nella misura in cui questi danni ci sono, la questione invece è perché questa cifra deve essere pagata in maniera aggiuntiva dai cacciatori, in modo particolare in un anno in cui siamo in una condizione straordinaria. C'è un regolamento, c'è la disponibilità del 2010, del febbraio 2010, c'è la disponibilità dell'assessore in primis, ma credo anche dei consiglieri di rivedere questo regolamento, aggiustarlo, modificarlo anche alle variate condizioni dell'agricoltura, della caccia, del numero di cacciatori, del numero delle specie e delle colture che nel nostro territorio, in particolare quello alto tiberino, ci sono. Ma quest'anno, appunto, essendo una situazione assolutamente emergenziale, derivata anche dal fatto che causa Covid non si è potuto probabilmente cacciare così come si voleva, credo che una soluzione per tamponare quest'anno la situazione, poi andare in prospettive, su questo voglio riconoscere fin da subito che l'assessore, a mio avviso, ha improntato per la prossima annualità un ragionamento serio, molto serio, a cui dare seguito. Credo, dicevo, che quest'anno si dovrebbe in qualche misura trovare una situazione tampone, anche a fronte del fatto che, e questa è la novità di ieri, e da domani sostanzialmente l'Umbria sarà in zona arancione, con la limitazione quindi per lo spostamento da un comune all'altro, e ho la certezza che molte squadre, soprattutto dei distretti che si erano lamentati, che sono il D1, D2, D3, D4, D8, causa appunto impossibilità di spostarsi da un comune all'altro, probabilmente non riusciranno nemmeno a fare la battuta di caccia, perché non raggiungeranno il numero minimo di partecipanti. Quindi, al di là della caccia, piacere, non piacere, il vero problema, concludo davvero, è che se non si va a cacciare questi ungulati, il numero aumenta e potenzialmente, ma forse anche un po' più che potenzialmente, sicuramente aumentano i danni per incidenti stradali e soprattutto i danni all'agricoltura. Quindi, a fronte di una situazione anomala, particolare, credo che anche la Regione per il prossimo anno, lo sta facendo, per quest'anno possa e debba trovare delle soluzioni straordinarie. Grazie consigliere. Assessore Morroni. Sì, grazie Vicepresidente. Collega consigliere, intanto alcune precisazioni in merito al corpo dell'interrogazione che ha rivolto all'esecutivo. Il piano di abbattimento previsto dai piani di gestione della specie cinghiale, di cui all'articolo 12 bis del regolamento regionale 34 del 99, è riferito alla stagione venatoria e deve essere attuato nel corso della normale attività del prelievo venatorio, che si svolge tra settembre e gennaio, secondo le modalità indicate dal calendario venatorio. All'interno di questo periodo ci sono 3 mesi di periodo di caccia programmata. Pertanto il completamento da parte delle squadre del piano di prelievo è riferito a quel periodo, nel corso del quale non vi era ancora alcuna emergenza legata alla pandemia da Covid-19.
Gli interventi di completamento del piano previsti dall'articolo 5,6 del regolamento regionale 5 del 2010, da svolgersi prioritariamente nei mesi di febbraio e marzo, rientrano invece nell'attività di contenimento e controllo, che non sono riconducibili all'attività venatoria e vengono disposte ieri dalla provincia, ora dalla regione, con il passaggio delle funzioni intervenuto nel corso del 2015 ed attuato al di fuori dei piani di abbattimento che sono predisposti dagli ATC, con personale appositamente formato ed incaricato, sempre sulla base di quanto prescrive il regolamento 5 del 2010. Pertanto, il mancato raggiungimento dei piani di abbattimento predisposti dall'ATC durante la normale stagione venatoria, che per l'anno passato era stabilita per la specie cinghiale nel periodo 6 ottobre 2019, 5 gennaio 2020, era questo il periodo di caccia programmata, è il motivo dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4,5 del regolamento regionale 5 del 2010. Ora, al di là della vicenda specifica, a me fa piacere rendere partecipe l'Aula di un percorso che è stato rappresentato in occasione dell'audizione che si è svolta la settimana scorsa, come ricordava il consigliere Bettarelli, in seno alla seconda commissione consiliare, perché la protesta messa in campo inizialmente da circa 28 squadre, ora mi risulta che questo gruppo si sia assottigliato e valuto questo sicuramente un segnale positivo e una testimonianza di un senso di responsabilità che mi fa piacere constatare. La protesta, dicevo, messa in campo dalle squadre è stata l'occasione per una riflessione che ha investito l'assessorato e che ha poi investito anche l'esecutivo nella sua interezza. Abbiamo sviluppato un'interlocuzione con le associazioni venatorie e con gli ATC e nel corso di questo confronto abbiamo messo a punto una proposta che testimonia un impegno politico chiaro, esplicito e a parer mio importante rispetto a questa tematica del risarcimento danni. E le novità che abbiamo introdotto e che ci siamo impegnati politicamente a sostenere e a dare ad esse attuazione nel corso del 2021 attengono intanto a una rimodulazione della distribuzione delle risorse derivanti dagli introiti che la Regione ottiene con il versamento della tassa. Questa somma veniva allocata, sulla base di quanto previsto dalla legge, un 23% per il risarcimento danni all'agricoltura, un 29% per l'attività di gestione degli ATC, e quindi agli ATC la Regione dell'Umbria rigira il 52% di quello che introita per i versamenti che effettuano i cacciatori. C'è poi un 33% che viene incamerato dalla Regione e poi c'è un 12% destinato rispettivamente ad attività dirette che svolge la Regione dell'Umbria e all'attività dell'Osservatorio Faunistico. Abbiamo deciso di dare un segnale di apertura di disponibilità, considerando che questa previsione del 94 non riflette più quella che è la situazione attuale, che è una situazione scandita da una diffusione che, torna a dire, non è stata frutto del caso, ma è stata frutto di leggerezze, di comportamenti irresponsabili e di disattenzioni ai vari livelli. Questo è stato il contesto che ha permesso il proliferare incontrollato degli ungulati, in particolare della specie cinghiale. A questo stato di cose l'esecutivo ha detto basta, vogliamo provare a invertire la situazione. E questo è un altro comportamento, credo, coerente con questa strategia, che è una strategia equilibrata, che vuole salvaguardare quelli che sono i diritti e le prerogative del mondo venatorio, ma che con altrettanta nettezza pretende di tutelare altrettanti interessi legittimi come quelli del mondo agricolo. E allora abbiamo previsto di incrementare la quota di trasferimento a partire dal 2021, questo è l'impegno politico sancito, di portarla da un 52 a un 54%. E punto 2, un punto anche questo importantissimo, abbiamo voluto dare un segnale nella direzione di una responsabilizzazione
ancora più forte degli ATC, che non avranno più queste due linee di finanziamento distinte per risarcimento danni il 23% e la restante parte per attività di gestione, ma avranno un 54% complessivo e rientrerà nella loro responsabilità di gestione, tenendo conto anche delle specificità dei territori, stabilire quanto destinare all'attività di gestione, quanto destinare al risarcimento danni, fermo restando un principio che trova espressione nel regolamento del 2010 e che come esecutivo intendiamo riaffermare, perché è un principio di responsabilità che non può essere eliminato nei confronti delle squadre dei cinghialisti. Per cui il regolamento del 2010 dice: ci sono i piani di abbattimento, e faccio presente, apro una parentesi, che c'è una strettissima correlazione tra il perseguimento degli obiettivi di abbattimento che vengono dati, okay, e l'entità dei danni. Quindi più ci si allontana dagli obiettivi di abbattimento, è maggiore la quantità di danni che occorre risarcire. Allora noi abbiamo detto, benissimo, questo principio è un principio sacro, quindi, cioè quello di una responsabilità delle squadre cinghialisti. Pertanto, se si rispettano i piani di abbattimento, non si ricorre a una sorta di versamento ulteriore aggiuntivo da parte delle squadre di quei distretti che non hanno conseguito gli obiettivi di abbattimento. Altrimenti, questa sarà un'integrazione necessaria. Ma tutto questo aspetto sarà demandato agli ATC e alla loro capacità di gestire. Credo che sia una soluzione equilibrata, che si accompagna alla riaffermazione del principio che il risarcimento danni all'agricoltura deve essere il 100%. Assessore, tempo, grazie. Sì, chiedo scusa, Vicepresidente, chiudo subito. Però penso che sia non solo la dimostrazione di una volontà politica costruttiva, ma sia anche la conferma di una linea di condotta che può assicurare quell'equilibrio in futuro, che negli anni che ci hanno segnato fino ad oggi questo equilibrio si è rotto, purtroppo. Grazie. Grazie assessore, consigliere Vettarelli. Accendo anche il microfono che è meglio. Rapidamente sulla prospettiva, come l'avevo detto in premessa e a maggior ragione della risposta, del ragionamento che l'assessore ha impostato sia in commissione che oggi in consiglio, lo ringrazio, credo che in prospettiva la questione sia inquadrata in una maniera buona. Io sollevo e concludo, per non farla lunga, se no divento insistente, sollevo solo la questione che quest'anno ci sono purtroppo state delle situazioni emergenziali, l'accennava l'assessore, sulle 28 squadre, tutte quelle di un distretto, che il D2, non sono ancora partite, mi risulta che altre 3-4 non sono partite, credo che partiranno nel prossimo fine settimana, con le però vicissitudini legate alla zona arancione in cui siamo. Quindi io veramente un appello, se fosse possibile, siamo in una situazione emergenziale ovviamente rispetto a tematiche legate alla sanità, all'economia, ma direttamente per i cacciatori e soprattutto indirettamente per tutto quel comparto che l'assessore giustamente diceva, che è quello agricolo, credo che cercare di venire incontro affinché nella prossima stagione in particolare non ci sia un proliferare eccessivo della specie, appunto, che poi provocherà danni, e danni sono ulteriori costi, se fosse possibile trovare, ripeto, situazione straordinaria, se fosse possibile una risposta straordinaria. Credo che non ci siano le condizioni, apprezzo comunque l'assessore per l'impostazione che ha dato pro futuro. Grazie. Grazie consigliere Bettarelli. Passiamo all'oggetto numero 14, interrogazione sugli intendimenti della Giunta regionale riguardo la necessità di un potenziamento del personale sanitario a fronte della nuova ondata di contagio Covid-19. Interrogazione a firma del consigliere Bori, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere Bori. Grazie Presidente. Abbiamo iniziato ad affrontare questa emergenza sanitaria pensando che fossero i 100 metri e invece è una maratona. Questo prevede un forte cambio di passo. Il sistema sanitario regionale, pubblico, universalistico, che cura tutti a prescindere dal conto in banca o dallo status sociale, è oggi sotto stress per i prolungati mesi di emergenza, di sovralavoro,
di attività 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma è anche sotto organico, è fortemente sotto organico, perché in questo periodo i pensionamenti ci sono stati, numerosi, anche introdotti grazie a quota 100 che sta consentendo a varie persone di andare in pensione. I pensionamenti ci sono, le assunzioni no. Le assunzioni non riescono nemmeno a pareggiare i pensionamenti e questo comporta, oltre allo stress, il sottoorganico del nostro sistema sanitario. Le attività ordinarie sono in larga parte sospese, a conforto di quello che dicevo, anche perché non si può procedere alle attività chirurgiche perché bisogna spostare gli anestesisti nella gestione delle terapie intensive. Questo è chiaro a tutti, insieme alle tante attività di diagnosi, di terapia, di analisi, di cura, di riabilitazione che sono ad oggi sospese. Questo fa capire a tutti quanto è grave la situazione del personale e questa va affrontata. I problemi vanno affrontati e possibilmente risolti, non solo denunciati. Gli specializzandi che si stanno specializzando in questi giorni stanno andando tutti in altre regioni. Gli anestesisti ne sono un simbolo. Su 11, 8 andranno fuori regione. I contratti straordinari che sono stati fatti, penso a quello del Dipartimento di Prevenzione che deve gestire il tracciamento dei contatti dei positivi, l'isolamento dei positivi, i contratti a questi medici stanno venendo rescissi e questi medici se ne stanno andando. Non ci sono solo i medici, sono anche gli infermieri, gli operatori sanitari, i professionisti della salute. I sindacati e le associazioni di categoria sono in agitazione. È chiaro a tutti che la situazione è preoccupante e che ad oggi non si riesce nemmeno a stare dietro ai nuovi casi e agli isolamenti. Tantomeno si riescono a portare avanti le normali attività di diagnosi, di cura, che venivano svolte nelle strutture di sanità territoriali e nelle aziende ospedaliere. In realtà non mancano le persone, mancano le opportunità. E queste opportunità sono invece offerte da altre regioni, in cui tanti si stanno spostando. Noi dobbiamo assolutamente invertire la marcia. La situazione è molto preoccupante, lo dimostrano i continui appelli delle associazioni scientifiche, delle associazioni di categoria, oltre alla mobilitazione del personale. Noi chiediamo qui ora una reazione forte perché non si può pensare che un sistema sanitario, regionale, pubblico e universalistico si regga sul volontariato, sul sovralavoro di pochi e sul fatto che stiamo purtroppo accompagnando la categoria degli operatori sanitari verso l'esaurimento, verso il burnout. Questa cosa, dicevo prima, si può reggere per un periodo breve, correre i 100 metri, si trattiene il fiato, ci si prova, ma non per una maratona. Siccome questa è una maratona e anche le soluzioni tipo il vaccino comporteranno un sovralavoro degli operatori sanitari, noi qua ora dobbiamo garantire nuove assunzioni, nuove energie per tutte le categorie, medici, infermieri, OSS. Se non faremo questo, che invece stanno facendo le altre regioni, la Toscana ha fatto 5.000 assunzioni, se noi non faremo questo, temo che ci troveremo con una sanità pubblica al collasso. Assessore Coletto. Sì, grazie Presidente. Per quanto riguarda l'interrogazione, sono 422 le unità andate a potenziare gli organici delle aziende sanitarie regionali dall'inizio dell'emergenza alla data del 6 novembre 2020 mediante l'utilizzo di tutte le misure straordinarie messe a disposizione dai decreti emergenziali. Di esse i medici sono 178, gli infermieri 127. Il suddetto dato è oggetto di monitoraggio settimanale da parte del Ministero della Salute. Sono 432 le unità stabilizzate nel corso del 2020 da parte delle aziende sanitarie regionali per effetto degli accordi regionali con le organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza sanitaria sottoscritti a metà marzo.
Sono 250 il numero degli infermieri oggetto dell'avviso a tempo determinato emanato dall'azienda ospedaliera di Terni, quale capofila di tutte e quattro le aziende regionali, scaduto venerdì 6 novembre, rispetto al quale i soggetti che avranno sostenuto il colloquio e saranno utilmente inseribili nella relativa graduatoria verranno immessi nelle strutture in tempi brevissimi con la priorità del personale immediatamente disponibile. Con riferimento al personale medico, anche al fine di intercettare i prossimi specializzandi dell'università, l'azienda ospedaliera di Perugia ha emanato due procedure che, tenuto conto dei diversi tempi di espletamento previsti dalle vigenti disposizioni normative, prevedono un avviso più celere già pubblicato sul sito internet dell'azienda in scadenza il 9 novembre per il conferimento immediato di incarichi di Cococò e un contestuale avviso verrà pubblicato sul BUR dell'11 novembre fino al 26, eventualmente prorogabile, per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico nelle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, malattie dell'apparato respiratorio e altre. Sul fronte dell'attività di contact tracing, la nostra Regione ha collaborato fattivamente alla redazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile numero 709 del 24 ottobre, con la quale è stato promosso a livello nazionale un interpello finalizzato al reperimento di 2.500 unità a supporto dell'attività di tracciamento dei contatti delle Regioni. Alla Regione Umbria è stato attribuito un contingente di 29 unità, che risultano già tutte contrattualizzate, al fine di non disperdere il potenziale assunzionale derivante dai suddetti elenchi. Le USL hanno già contrattualizzato 30 medici laureati, abilitati e non specializzati, inseriti nell'apposito elenco per il supporto delle USCA, alle ulteriori attività di assistenza territoriale domiciliare integrata, nonché per la sorveglianza della RSA e dei Covid hotel. Per quanto riguarda in particolare le USCA, ad oggi, presso le due USL, ne risultano attivate complessivamente 15, con 85 unità di personale impiegate. È prossima l'attivazione di ulteriori due USCA da parte della USL Umbria 1, con conseguente completamento del contingente, implementabile ai sensi dell'articolo 2 bis del DL 18-2020, un USCA ogni 50.000 abitanti. Per far fronte al complessivo fabbisogno, anche connesso a rispondere alle croniche carenze di personale del sistema sanitario regionale, con DGR 959 del 22 ottobre sono state adottate specifiche misure finalizzate all'utilizzo da parte delle aziende sanitarie, oltre alle procedure consentite e finalizzate da apposite previsioni normative contenute nei provvedimenti specificatamente emanati per il contrasto della pandemia, di tutti gli strumenti consentiti dall'ordinamento vigente e funzionale il tempestivo potenziamento degli organici necessari per la gestione delle emergenze e per il mantenimento dei livelli di prestazioni erogate dalle strutture, quali lo scorrimento di tutte le graduatorie già approvate e che verranno approvate in seguito alla conclusione delle procedure in corso, l'avvio delle procedure congiunte per i nuovi fabbisogni, la programmazione con un congruo anticipo delle procedure finalizzate alla tempestiva copertura del turnover, l'inserimento dei bandi avvisi per l'obbligo di permanenza nella struttura di assegnazione per almeno 5 anni, ai sensi dell'articolo 35,5, decreto legislativo 165/2001, programmazione degli stessi in tempo utile a garantire la partecipazione di medici neospecializzati dell'Università degli Studi di Perugia. Concorso pubblico di 325 infermieri promosso dalla USL Umbria 2 unitamente all'azienda ospedaliera di Terni è regolarmente in corso. Quanto accaduto in sede di elaborazione della graduatoria relativa all'espletamento della prova preselettiva non costituisce un impedimento alla prosecuzione della procedura, in quanto gli eventuali ricorrenti verranno ammessi con riserva delle restanti prove, fino alla definizione delle relative posizioni soggettive. L'accordo sottoscritto in data 5 maggio 2020 con le rappresentanze sindacali del comparto della dirigenza ha dato avvio a ulteriori momenti di confronto tecnico con le organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza sanitaria. Solo per citare alcune date degli incontri, ricordo il 29 maggio, il 4 e 14 agosto, il 15 settembre, 16 ottobre, 21 ottobre, 29 ottobre, 4 novembre del 2020. In particolare, con riferimento all'esito dei suddetti incontri, le richieste avanzate è stato allo stato di agitazione, indetto alla richiesta di attivazione delle procedure di conciliazione previste dall'articolo 2, comma 2 della 146, sottoscritto
ha inviato al prefetto un'apposita richiesta di incontro urgente al fine di approntare le azioni da intraprendere per l'efficace contrasto all'emergenza in atto. Con riferimento ai reclutamenti ordinari, sono 1.263 le unità di cui faremo assunzioni per il triennio 2019-2021. È stato autorizzato nel corso dei mesi di marzo e di aprile, in sede di approvazione dei piani triennali di fabbisogni del personale 2019-2021, in tutte le 4 aziende sanitarie regionali, quali assunzioni a tempo indeterminato, che potranno essere attuate nel rispetto dei vincoli finanziari posti al tetto delle assunzioni, articolo 2 del Decreto Calabria. In data 5 novembre ultimo scorso, la Conferenza delle Regioni ha approvato un documento tecnico già inviato al Ministero, al Ministro Speranza e al Ministro Gualtieri, contenente proposte di adozione di ulteriori misure e di proroga di quelle esistenti per il potenziamento degli organici del servizio sanitario nell'attuale fase emergenziale, ma anche per le future criticità connesse al recupero delle liste d'attesa. Grazie. Grazie, Assessore. Consigliere Bori. Sì, Presidente, guardi. Poi so che c'è una... La Presidente riferirà sullo stato d'emergenza, per cui alcune delle cose che vorrei dire ora le diremo in seguito. Però c'è un tema che io sottolineo qua, nell'Aula, a tutti noi, all'Assessore e alla Giunta. C'è una profonda asimmetria tra quello che sta succedendo in Umbria e nelle altre regioni. Le Marche, la Toscana, il Lazio, l'Emilia stanno assumendo personale e stanno assumendo il nostro personale, quello che si è laureato qua, quello che si è specializzato qua, in tutte le professioni sanitarie. Questo personale si sta spostando, addirittura sta rescindendo dei contratti che hanno nelle varie strutture per andare in altre regioni. Questo deve essere un problema di cui ci facciamo carico, che capiamo e di cui ci facciamo carico. Questo è il primo tema. Il secondo. Noi stiamo affrontando una patologia acuta, un'infezione, ma poi ci sono decine e decine di patologie croniche di cui noi ci dobbiamo fare carico, e per farlo serve il personale adeguato, le strutture adeguate, i mezzi adeguati, la diagnosi, la terapia, la riabilitazione di tante patologie che noi rischiamo di lasciare indietro, e il danno sulla salute pubblica e dei cittadini lo vedremo nel lungo periodo. Per cui questo è un altro grande tema, per cui io invito la Giunta e tutti noi a cambiare passo, a prendersi carico non solo, come è giusto, del tema delle patologie acute, come si sta facendo con il Covid, ma anche di tutti quei cittadini che hanno patologie croniche o che devono avere una prima diagnosi e che noi rischiamo di non riuscire a seguire adeguatamente. Grazie.